Questi dati confermano per l'infortunio sul lavoro un trend decrescente, c'è ancora una diminuzione dell'1,5% di questi infortuni rispetto al 2015, ci attestiamo intorno ai 14.500 infortuni l'anno. C'è una diminuzione, se così possiamo chiamarla, tra virgolette, anche degli infortuni mortali. Nel 2016 si sono verificati 29 infortuni mortali, erano 38 nel 2015. Di questi 22 sono occorsi in occasione di lavoro, 7 sono invece successi sulla strada, infortuni in itinere. Risalgono anche i morti in agricoltura, 7 nel 2016, erano 4 nel 2015 e come dire, ci attestiamo come regione rispetto agli occupati, notiamo che c'è un indice di frequenza molto alto. La posizione del sindacato su questi temi è una posizione unitaria e quindi questo percorso che stiamo facendo in tutte le regioni d'Italia, che oggi è qui in Abruzzo, è in realtà un percorso unitario sui temi della salute e sicurezza. Lo scopo qual è? È quello in realtà di ritornare a interpretare i dati, a leggere i dati drammatici degli infortuni e delle malattie professionali, però partendo dai territori, partendo dal capire quali sono le priorità di prevenzione in ogni realtà, perché un dato, un numero è in realtà assolutamente un numero freddo se non viene poi caratterizzato, se non viene commentato e quindi se non si individuano le misure di prevenzione. Noi riteniamo che la legislazione sia sufficiente, ma c'è un punto che è l'esigibilità di queste norme e c'è quanto questo Paese investe in termini di risorse, anche sotto il profilo di investimenti in risorse umane che sono le persone che lavorano nei luoghi di lavoro, ma soprattutto investire in prevenzione, in quel pezzo di sanità e di mondo istituzionale che cura la prevenzione della salute, quindi degli infortuni sul lavoro, e cura la salute degli ambienti di lavoro.